Mi ritorna molto in mente. Potrebbe avere un nesso, no? E quindi esserci qualcuno che, come al solito, se ne approfitta. Potrebbe averlo se Bonomi, per esempio, selezionasse le imprese della sua associazione tra quelle defunte e quelle in grado di ricevere. Anche Bonomi ha chiesto sostegni, anche Confindustria, anche la piccola industria, anche l'artigianato. E non è che si seleziona, chiedono. Perché li chiedono? Perché ne hanno bisogno. L'ultima tranche di 40 miliardi di euro. E qui non parliamo di una norma che ha una capacità finanziaria enorme, quindi un peso sullo Stato enorme, ha un colore politico. Io contesto il fatto, Rino Formica, un noto politico socialista, dice: Draghi, non avendo una maggioranza, si accontenta dell'unanimità. E l'unanimismo intorno a Draghi però adesso si sfilaccia, perché il segnale che dà con due concorrenti manovre, questa sui licenziamenti e quell'altra sulla capacità di finanziare appalti, ora ci arriviamo, sì. Ecco, col massimo ribasso, danno un colore politico che prima non aveva. Prima era solo di salvezza nazionale e adesso la salvezza nazionale è in secondo piano e ha un'identità più prima taciuta, adesso più netta. Quell'identità, secondo me, dovrebbe fare i conti anche con lo sforzo massiccio dello Stato per quello che ha potuto. E quando io dico, perciò riferisco di Letta, che tutti noi abbiamo sempre gonfiato il petto, oppure con un'autocompassione, chi pagherà? Diamo ai nostri figli, ai nostri nipoti tutto questo debito, consegniamo un'Italia povera, impoverita, piena di debiti. Capperi, ma siamo alla saga della ipocrisia, consegniamo. E allora, invece di consegnare, diamo un po', almeno se è vero che ci sono, e credo che sia vero, 2.700 miliardi di euro che dall'inizio della pandemia in poi sono stati stipati da famiglie e aziende private nelle banche perché non si riusciva a spenderli. È del tutto evidente che c'è un'Italia ancora più diseguale, c'è una quota d'Italia che può e una quota d'Italia che non può. E il principio di solidarietà, articolo 3, articolo 1 della Costituzione, dovrebbe indicarci senza alcuna sofferenza che chi ha di più qualcosa deve dare di più, o altrimenti noi parliamo dei giovani solo per gonfiare, naturalmente, certo, utilizzare questi minuti di televisione e parlare a bambera. Io temo che si parli non avendo mai la voglia di fare ciò che si dice, e quando arriva il momento che qualcuno, anche quell'1% degli italiani, deve dare qualcosa a quel 99%, quell'1% viene coperto da un sordo contestazione, e mi colpisce che la contestazione è più virulenta da coloro come la destra, che rappresentano ceti popolari, ceti che non hanno soldi grandi per larga parte, non hanno enormi ricchezze. Ed è questo il paradosso di questa società moderna: i poveri che difendono i ricchi, e soprattutto che dicono incredibile, no, non bisogna fare. Ma infatti anche Trump ha vinto grazie alla estrema povertà della campagna rurale americana. Ci torniamo, però torniamo anche sulla questione degli appalti, anche perché Nardella ieri ha fatto un appello in questo senso. Tra poco.